Ciao a tutti qui da Abel Alves, Accademia del Fantacalcio. In questo video vedremo insieme, come promesso, la nostra Lega di Fantacalcio Mantra. Vediamo un po' cosa succede. Sono passate un po' di giornate, diciamo così, e come vedete siamo al secondo posto. Abbiamo perso l'ultima giornata, pensate, con il 65,5, quindi proprio una roba impressionante. E abbiamo perso 1-0, quindi ci è andata male purtroppo. Diciamo che non siamo preoccupati perché comunque siamo secondi, a 3 punti dal primo, quindi diciamo che ancora non è successo niente di che, stiamo facendo una buona stagione, diciamo così. E ora vi faccio vedere un po' di cose, un po' quello che è successo in questa giornata. E vi faccio vedere anche che abbiamo due tipi di competizione. Una competizione normale, classica, quindi di Fantacalcio Mantra, a scontri diretti come facciamo sempre noi fantallenatori, ma abbiamo anche il Formula 1, che ora vi spiego un po'. E in questo caso siamo in primo posto, nel primo posto del campionato. Quindi sono state la squadra che per una serie di cose ha sommato molti punti. Con questo tipo di competizione Formula 1, in base al punteggio della giornata si fanno delle graduatorie. Quindi cosa significa questo? Significa che se io sono stato quello lì che ha fatto più punti in quella giornata specifica, prendo 25 punti, ok? Quindi ogni volta che ci sono le giornate vengono calcolate le somme tutta la giornata, appunto, e in base al punteggio che è sommato vinci, guadagni dei punti. E finora sono stati bravi perché manteniamo il primo posto in classifica con 293 punti fatti totali. Non siamo stati quella squadra che ha fatto di più perché il secondo ne ha fatti 295, però come siamo stati bravi noi in più giornate ad essere la squadra che ha fatto più punti, nelle giornate specifiche, siamo riusciti a rimanere primi in classifica fino a questa quinta giornata di campionato, anche se la prima, nel nostro caso, ancora non è stata calcolata perché attendiamo adesso il ricorso del Napoli e quello che succederà adesso con quella partita che è stata in un primo momento vinta dalla Juve a tavolino per 3-0. Ma guardiamo insieme questa quinta giornata di campionato, almeno nella nostra Lega, e questa è la nostra squadra FC. E vedete che abbiamo stati sfortunati anche perché abbiamo tanti giocatori del Verona e la strategia che abbiamo fatto qui è particolare, a buste chiuse, che va fatta soltanto a buste chiuse, per chi ha seguito gli altri video, che quelli dedicati a questa Lega. Comunque abbiamo perso per mezzo punto perché per colpa di, diciamo, giocatori che non hanno giocato. Avevamo anche Zaccagni che in un primo momento aveva esultato perché pensavo, cavolo, ha segnato Zaccagni. Bene, significa che abbiamo altri 3 punti in più, però in realtà poi è stato giudicato come autogol, perciò abbiamo perso quei 3 punti fondamentali. E insomma, perdere così non è bello, insomma, anche perché avevamo il gol di Barak, però Morata e Caputo ci hanno deluso in questa giornata, insomma, hanno fatto male. Guardiamo anche altre partite, questo è un 0-0 brutto, diciamo così, non lo commentiamo neanche. Ma vi volevo far vedere questa partita qui. Guardate il Benfica, cosa ha fatto. Benfica 1989, del nostro amico Micio, che saluto. Beh, qua, guardate qua, ha segnato con Osimhen. Ha fatto una tripletta con Mkhitaryan, assist di Lozano e anche il gol di Nandez. Cioè, questo qua ha fatto una partita incredibile, infatti ha vinto 5-0. Le bastava anche un gol, però vabbè. Gli bastava un gol, ma è riuscito a fare 5, vabbè, va bene lo stesso, anche per quel tipo di competizione che abbiamo visto prima, no? Quella, il Formula 1, lui è arrivato primo in questa giornata, quindi ha sommato molti punti per la classifica. Invece il Bari, il primo in classifica, è riuscito a vincere per poco, quindi ha fatto 1-0 con un assist di Pedro, un assist di Veretout, un assist di Young e un gol subito da Handanovic, contro l'avversario che in un primo momento aveva un gol di Ibrahimovic, ma poi sappiamo che poi è stato annullato il gol, insomma, rigore sbagliato, quindi ha perso forse quei punti fondamentali per raggiungere appunto il Bari rinascente. Quindi l'Atletico è stato un po' sfortunato
in questo senso, e infatti il Bari è riuscito a vincere un'altra volta 4 su 4 ed è primo in classifica. Quindi complimenti al nostro amico che è primo in classifica. Abbiamo anche questa squadra qua, l'Ajax Brasov. Beh, questa squadra qua ha vinto 1-0 senza segnare, soltanto con la somma dei punti, pensate un po', senza segnare, è riuscito comunque a fare un gol. Adesso vediamo un attimo la nostra squadra perché siamo un po' in difficoltà, come vi dicevo, perché alcuni calciatori purtroppo non stanno bene. Per esempio, faccio vedere questo, che abbiamo Caputo, che è il nostro asso nella manica, ma non sta bene. Di Carmine lo stesso, quindi abbiamo un po' di problemini. Inglese lo stesso non è al massimo, forse giocherà, forse no, non si sa, non è mai sempre titolare. Abbiamo la conferma di Lasagna che sta facendo un campionato, insomma, sufficiente, senza segnare. Abbiamo Lukaku che ha avuto dei problemi, Morata e Muriel che si stanno salvando, però Muriel, per esempio, non è sempre titolare, quindi abbiamo un po' di difficoltà anche in attacco. Miguel Veloso fuori, insomma, abbiamo ancora delle difficoltà. Infatti, in questa giornata abbiamo subito purtroppo queste mancanze di questi calciatori che erano importanti, che non hanno giocato bene perché non stanno al 100%. Dopo questo vi saluto, mi raccomando iscrivetevi al canale per altri video come questo e scrivete qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa Lega e della nostra squadra e di questo campionato che stiamo facendo, sia Formula 1 che Lega normale. E ci vediamo presto qui all'Accademia del Fatacalcio.